Oggi preghiamo in modo particolare per i cristiani che subiscono discriminazioni a causa della testimonianza resa a Cristo e al Vangelo. Siamo vicini a questi fratelli e sorelle che, come Santo Stefano, vengono accusati ingiustamente e fatti oggetto di violenze di vario tipo. Nella festa di Santo Stefano, primo martire, Papa Francesco ha levato un'accorata preghiera per quanti nel mondo subiscono persecuzioni per la propria fede, più numerosi oggi che nei primi tempi della Chiesa. Questo accade specialmente là dove la libertà religiosa non è ancora garantita, non è pienamente realizzata. Accade però anche in paesi e ambienti che sulla carta tutelano la libertà e i diritti umani, ma dove di fatto i credenti, specialmente i cristiani, incontrano limitazione e discriminazione. All'Angelus Papa Francesco ha spiegato che questa ricorrenza nell'ottica della fede è in piena sintonia con il clima di festa del Natale, perché nel martirio la violenza è vinta dall'amore, la morte dalla vita, perché Gesù trasforma la morte di quanti lo amano in aurora di vita nuova. Nel martirio di Stefano si riproduce lo stesso confronto tra il bene e il male, tra l'odio e il perdono, tra la mitezza e la violenza, che ha avuto il suo culmine nella croce di Cristo. La memoria del primo martire viene così immediatamente a dissolvere una falsa immagine del Natale, l'immagine fiabesca e sdolcinata che nel Vangelo non esiste. Esiste dunque un legame stretto tra Betlemme e il Calvario, giacché la salvezza divina implica la lotta al peccato, passa attraverso la porta stretta della croce.